Apa, oh vedi, stanno a andare tutta manetta questi. Beh, abbiamo sostanzialmente, quando siamo venuti, abbiamo testimoniato che c'erano i lavori fermi. Oggi testimoniamo a favore che finalmente sono ripresi i lavori. Adesso bisognerebbe capire che fine ha fatto la precedente cooperativa. Però tu mi avevi detto che girava una voce che è fallita una società. Mo io non lo so se è fallita, però so che il 18 luglio è stato cambiato il subappaltante. Quindi qualche motivo ci sarà. Ma il subappaltante responsabile, diciamo così, l'ente appaltante, in una fattispecie al subappaltante, assume la responsabilità di colui che a cui è affidato il lavoro. Ma io infatti ho detto dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro a una grande cooperativa russa, che ci sta? Il concetto di essere rossi, qui si tratta di affidamento dei lavori. La legge è precisa, no? Si affida con garanzie, eccetera. Siccome l'ente appaltante supremo è il comune deve avere le garanzie a chi affida il lavoro, perché ci serve il certificato di vigenza, servono tutta una serie che garantiscono la serietà della società a cui si affida. Guarda, hanno levato il cartello, non c'è sta più il cartello. Questo sempre poi alla fine dice si annida il sospetto di cose, no? Il sospetto. Quando le norme non vengono rispettate è chiaro che c'è un problema. Però allora, la domanda che mi pongo io, siccome fuori c'è scritto ultimi affari, comprate la tomba. Sì, sbrigatevi che finiscono. La domanda è, i soldi prima li deve incassare il comune perché è il comune che paga. Se no di fatto noi che abbiamo fatto? Abbiamo ceduto un'area a destinazione cimiteriale affidata a un privato che ci fa speculazione e dopo è morì bisogna pure pagare. Questo è lo scandalo del principio degli appaltamenti privati. Il cimitero è una cosa che deve essere pubblica, l'unica struttura pubblica è il cimitero. Oh, però io mo mi chiedo una cosa, no? Vabbè che hanno levato il cartello, ma noi se lo ricordiamo. Consegna a maggio 2014. Ecco qua, no, che io poi mi ha affidato con me, so, subito detto, vedi, ci vanno a fare la campagna elettorale, no? Rispondami tu che insomma appalti ogni tanto hai presi, no? Una cosa un'altra. Vabbè, però a me quando io piavi in appalto mi facevano i ripucci. Però io voglio capire. Pensavo pagare tutti i contributi. Sì, io voglio capire una cosa, no? Secondo te, nella subconcessione, nell'appalto a sta CCC, ma ci sarà stata una clausola che nel caso tu non rispetti la consegna? Certo che ci dovrebbe stare una clausola, perché per male è soggetta a penale. Certo. Però se tu pensi il circolo vizioso, che per fare quest'opera io pago due cooperative. Perché pago la cooperativa concessionaria che ci guadagna e poi quell'altra. Capito? Ma quanto costa Morino a frescarmi? Sì, però io dico, ci sarà sta penale, perché se no sai che succede, no? Hanno fatto uno studio ultimamente, no? Tutte le regioni più scassate, la regione Lazio, la regione Campania, la regione Sicilia che è fallita praticamente, i dirigenti, che poi sono quelli che materialmente, no, dirigenti, hanno preso tutti il premio di produttività. Certo, perché far fallire l'azienda bisogna produrre bene, no? Ho capito. Aumento i costi, aumento tutto, l'azienda fallisce. Io voglio andare a vedere chi è che è responsabile, il settore responsabile di quest'opera, e poi voglio andare a vedere se prendono. Una volta c'è stato l'assessore al cimitero. Abbiamo l'assessore sono di meno, sono 5. Ma non è importante, sì, ma vedi l'amministrazione Spalletta, sono 5 assessori, 300 delegati. No, ma di che stiamo parlando? Il problema rimane fatto che il comune è l'ente garante nei confronti dei cittadini. Tutto quello che è comune, ognuno cittadino, povero, ricco, miliardario, morto di fame, può accedere ai servizi in termini paritari. Ecco. Risultato, qui facciamo delle eccezioni. Vabbè, mo vediamo come va a finire questa storia. Perché qui ancora vi è dato morire. Perciò. Ma che gli frega? Il problema è che io faccio la politica da quando tenevi i garzoni curti.
no? Con Campilli, con questi, eccetera. Io vengo da attaccare i manifesti. Se io parlo, parlo per esperienza, non parlo perché ho per sentito dire. Allora, quando tu pigli persone così, le metti in lista, i neofite di questo mondo, entri in un mondo burocratico dove le regole sono sempre complicate e vanno sempre tutte studiate, ti trovi persone che alla fine il funzionario parla e quello dice obbedisco perché non è all'altezza del problema. Lo so. È il mondo degli interculocrati. Ma interculocrati lo vogliamo noi però. Vabbè, mo vediamo che succede allora. Speriamo che vanno avanti, poi c'è sta rinnovamento di Spalletta, che lo stiamo aspettando quando arriverà.